non ti lamenterai mai delle offese, da qualunque parte ti vengono fatte. Ricordandoti che Gesù venne saturato di obbrobri dalla malizia degli uomini che egli stesso aveva beneficato. Scuserai tutti con la carità cristiana, tenendo innanzi agli occhi l'esempio del divino Maestro che scusò persino i suoi crocifissori dinanzi al Padre suo. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Abbiamo già espresso abbondantemente, ma ci sarà ancora modo di parlarne, di quanto Padre Pio tenesse a manifestare ai suoi figli spirituali l'amore di Dio. L'amore chiaramente porta con sé anche delle sofferenze. Immaginiamoci un padre e una madre che mettono al mondo il figlio. È un gesto grande di amore, ma questo comporta anche delle rinunce e delle difficoltà. Ma quando si ama, la rinuncia non è al primo posto. Per questo motivo Padre Pio aiuta i suoi figli spirituali a saper leggere nella propria vita la disponibilità all'amore e alle sofferenze. Ma oggi vogliamo vedere anche un passaggio ulteriore all'interno di questo progetto di vita vissuta nell'amore e nella sofferenza, attraverso l'indicazione che il Padre ci dà su come rapportarsi all'interno di questo progetto di difficoltà che il Signore ci permette di vivere la nostra vita. Così Padre Pio indica ai suoi figli spirituali: non ti lamenterai mai delle offese, da qualunque parte ti vengono fatte, ricordandoti che Gesù venne saturato di obbrobri dalla malizia degli uomini che egli stesso aveva beneficato. Scuserai tutti con la carità cristiana, tenendo innanzi agli occhi l'esempio del Divino Maestro che scusò persino i suoi crocifissori dinanzi al Padre suo. Non ti lamenterai di niente. E possiamo vedere appunto nella vita pubblica di Gesù, dai suoi inizi, quindi circa l'età di 30 anni, fino al momento in cui lui finisce il suo percorso, termina il suo percorso umano con gli Apostoli, nell'ultima cena, quando li ha tutti intorno a sé, come ha potuto, come ha dovuto, come ha accolto le difficoltà degli uomini nei suoi confronti. Fin da Nazaret, quando lui, manifestandosi come la scrittura concreta presente in mezzo a loro, oggi questa parola si è compiuta, quando ha letto il rotolo di Isaia e soprattutto ha detto che lo Spirito del Signore è sopra di me, è stato subito rifiutato dopo essere stato schernito: ma non è il figlio del falegname? Tutta la sua vita fino all'ultimo momento, quando gli stessi suoi, lì erano i nazaretani, qui sono gli apostoli, lo rifiutano, lo allontanano e lo lasciano solo. Ecco, il Signore ha percorso le stesse cose che poi chiederà a ciascuno di noi. Quindi i suoi 3 anni non sono stati solo un successo a livello di rapporti con gli altri come miracoli, ma anche dei rifiuti, anche delle offese. E non abbiamo mai visto sul volto o nelle parole di Gesù una, come dire, una lamentazione o una condanna. Questo per Padre Pio è stato fondamentale. Se per Gesù 3 anni sono stati lunghi, ma anche belli per vivere con gli apostoli, con i suoi, ricevendo anche delle offese, Padre Pio molto più di 3 anni ha dovuto non soltanto accogliere le offese, ma soprattutto non lamentarsi mai. Quando il lamento diventa offesa, quando un'offesa diventa non valida davanti alla misericordia di Dio, quando la lamentela viene fatta nei rapporti con gli altri. Il lamentarsi di qualcuno che ci ha offeso, di qualcuno che ci ha fatto del male, si chiama mormorazione. Diventa un percorso che non produce niente nella vita umana. Peggio ancora quando nei rapporti fra gli uomini il giudizio entra a far parte della vita, cioè giudicare qualcuno con un'altra persona che non si conosce. Cioè, se io parlo di qualcuno che mi ha offeso mettendolo in cattiva luce soltanto, io sto formulando un giudizio.
e creo nell'ascoltatore, in colui che mi vicino, un pregiudizio, cioè quella persona conoscerà chi mi ha fatto del male solo con gli occhi della negatività. Sarà questo il pregiudizio. Ogni volta che quella persona incontra chi mi ha offeso, penserà soltanto all'errore che ho messo in evidenza. Questa lamentela significa non accoglienza della croce e non trasformarla in una grazia, in un sacrificio offerto a Dio. Cosa si può fare allora? Ci si può davvero rivolgere in silenzio, nella preghiera, con le lacrime, al Padre che tutti ascolta dal profondo del cuore e tutti consola. Ecco la consolazione. La consolazione non avviene quando noi ci lamentiamo con gli altri, ma soltanto quando ci lamentiamo con il Dio, con il Signore. Questa consolazione ci fa sentire il tocco vitale, il tocco paterno, il tocco amorevole che viene dal cielo. Perché questo esempio ce l'ha mostrato Gesù. Nell'orto degli ulivi, quando lui ha chiesto ai suoi di stare svegli, di vigilare, di pregare, si sono addormentati. E il suo discorso con il Padre è profondo. No, Padre, allontana da me questo calice, tuttavia si compie la tua volontà. Questo stare con il Padre, questo lamentarsi con il Padre, gli fa sentire a Gesù la sua presenza. E anche sulla croce, quando urla, quando grida, Dio mio, perché mi hai abbandonato, non è soltanto un grido di dolore in base a questo essere solo sulla croce, no, ma è proprio una richiesta di aiuto al Padre, che non lo ha mai abbandonato. Padre Pio sapeva che questa vicinanza di Dio è totale ed è perenne. Dio non abbandona mai le sue creature, in particolar modo nei momenti in cui sono in difficoltà, che hanno bisogno della paternità di Dio. Ecco allora, non occorre nessun vantaggio nel lamentarsi con gli altri, ma davvero appoggiare il proprio cuore tra le mani di Dio Padre e questi lamenti diventano successi, diventano cammini spirituali. Perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Pace e bene a tutti.